Benvenuti sul mio canale, io sono Caterina. Oggi vi farò un video dove vi elenco le principali tipologie di persone che ci sono su Snapchat che io conosco. Questo video è in collaborazione con Jack Bazzocchi, del quale vi lascio il link del canale qua sotto nell'info box. E mi raccomando, andatevi ad iscrivere e a guardare i suoi video e anche il video appunto che abbiamo fatto in collaborazione, perché è molto simpatico, molto gentile e soprattutto molto disponibile. Più o meno fa la stessa tipologia di video che faccio anche io, quindi sono sicurissima che piacerà anche a voi. Iniziamo! Come prima persona ho deciso di mettervi la più insopportabile, ovvero quella che mette un sacco di foto e un sacco di video nella sua storia che durano ognuna 10 secondi e quindi tu ti ritrovi a dover guardare 984 secondi di storia. Ok, ora c'è praticamente l'opposto, appunto questa qua invece al posto di mettere tantissime foto che durano tantissimi secondi, mette tantissime foto ma che durano pochi secondi. Appunto, se tu sei alla prima foto e stai cercando di guardarla, quando te ne rendi conto sono già finite e tu non hai visto niente. La cosa fastidiosa di questa persona è che a volte le manda a te queste foto e quindi tu sei lì a guardare, magari ha anche scritto qualcosa, stai cercando di leggere e quando inizi a leggere la foto è già finita. Quindi ti innervosisci tantissimo perché non sei riuscito in tempo a leggere quello che voleva. Poi ci sono quelli che ogni mattina devono fare la foto all'alba e ogni sera devono fare la foto al tramonto. Ogni tanto ci può stare perché anch'io quando mi sveglio e vedo che c'è un'alba bellissima, l'unica cosa che ho voglia di fare è fargli una foto. Anche noi abbiamo una finestra e possiamo benissimo guardare fuori che tempo fa, se l'alba è rosa, se l'alba è viola, se l'alba è arancione. Tranquillo, non ti preoccupare per noi. Guardati la tua cavolo di alba e il tuo cavolo di tramonto e lasciaci in pace, perché se vogliamo guardarla anche noi abbiamo una finestra. L'ossessionato è quella persona che quando si sveglia la prima cosa che fa è fare una foto e mandarla a tutti i suoi contatti. Ovviamente vuole che le persone gli rispondano in modo che da parte al nome ci sia il numero di quanti giorni consecutivamente vi siete mandati le foto. L'obiettivo di questa persona è di riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di giorni consecutivi che vi siete mandati le foto. E fidatevi di me se vi dico che questa persona verrà sotto casa vostra con qualsiasi cosa abbia trovato davanti alla sua faccia mentre veniva in qua per uccidervi. Il cibo cronista, questo non lo voglio commentare per il semplice motivo che lo odio, lo detesto, mi fa venire una grandissima fame perché pubblica ogni 3 secondi foto di cibo e lo odio, l'ho già detto, lo odio. Gli amici schifosi, loro sono quelli che ti fanno sempre foto molto imbarazzanti e le mettono nella loro storia. Quando tu vedrai la foto e andrai da loro per chiedergli cortesemente di togliere quella foto molto imbarazzante, loro ti risponderanno: ma tranquillo, tanto dura soltanto 24 ore, poi si cancella. Sì, 24 ore, ma in quelle 24 ore c'è tantissima gente che la guarda. Che poi, se gli dici tutte queste cose, lui ti dice: ma sì, ma tanto non ho tanti amici che guardano le mie foto, massimo 100, 110. Cosa vuoi che siano 100 persone? Cosa? 100 persone? Riempiamo una casa con 100 persone. Quelli che invece fanno le foto ovunque sono, ovunque vadano, cosa fanno, con chi sono, come sono, perché sono. Tu praticamente vivi più nella loro vita che nella tua. Vi ringrazio per tutte le informazioni che mi date ogni volta, ma per vostra fortuna non sono una pedofila e quindi non vi vengo a prendere ovunque voi siate. I senza senso, loro fanno foto strane, molto strane, e poi te le mandano e tu sei tipo lì: sì, e ora che cavolo gli rispondo a questo? E quindi fate una foto strana anche voi e quindi di conseguenza diventate strani anche voi e quindi fate tutti foto strane, che non si capisce il motivo, ma tanto per fare foto facciamo foto. Bene, il video finisce qua, commentate qua sotto con quali tipi di persona siete voi su Snapchat e io vi dico che tutto quello che ho detto è detto molto ironicamente, non sono seria per niente, cioè sì, queste persone esistono, ma non c'è niente di male, soprattutto perché io sono tutto questo messo insieme, quindi state tranquilli, se vi siete offesi vi chiedo scusa perché sto scherzando. Vi ricordo di passare dal canale di Jack, che vi lascio qua, schiacciate la mia mano,
Ecco, vi ricordo di lasciare anche un bellissimo mi piace, che a me piace, che mettete mi piace, quindi mettete mi piace, che a me piace, siamo tutti felici. E niente, alla prossima, un bacio!